Buongiorno bambine e buona colazione. Dormito bene? Io stamattina ho dormito tantissimo, mi sono svegliata tardissimo. Qua c'è una bambina al contrario. Hai fatto colazione tu? Ancora no. E non la vuoi fare colazione? No. No. E allora, quando avete finito di fare la colazione e la non colazione, venite fuori che vi devo far vedere una cosa, ok? Va bene? Allora ci vediamo dopo, vi aspetto. A few moments later. Ragazzi, mi hanno fregata, il tempo di distrarmi un attimo, sono venute fuori e hanno visto qual era la super sorpresa e si sono subito fiondate dentro, guardate un po'. Eccole qua, si sono subito accorte che c'era la nuova piscina nella nostra casa al mare ed eccole qua che giocano in acqua. Ani, hai visto che sorpresa? Doveva arrivare tra tanti giorni e invece è arrivata prima. Vane, sei contenta? Sì. E abbiamo finalmente gonfiato il nostro super ghiacciolo che avevamo comprato a casa Novara. E posso fare il salto? Certo amore, fai il salto. Vediamo un po' che saltone che fai. Pronta? Che saltone! E Vane cosa fa invece? Fa il saltone anche lei? C'è Papi dispettoso. Adesso entro anch'io, E mi raccomando, non troppo tempo perché c'è tanto sole. Vane, facci vedere. Brava! Oddio. One hour later. Ragazzi, adesso io devo fare qualche pagina di italiano e matematica per i compiti, tipo, non so, faccio al giorno 4 e 4. E invece Anastasia guarderà un pochino la TV o giocherà con le Barbie come fa sempre e io faccio i compiti mentre mia mamma è in piscina e dopo mangiamo la merenda. Quindi ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, ho preso i miei quaderni e l'astuccio, e adesso possiamo andare fuori. Ragazzi, mi sono seduta nella postazione fuori, dove allora abbiamo il primo quaderno al contrario di tutto vacanze italiano e poi abbiamo invece tutto vacanze matematica. E adesso farò un pochino di compiti mentre dietro di me c'è la piscina dove c'è mia mamma che fa il bagno. Quindi, e qua invece ho il quaderno dove, non so, devo fare una operazione in colonna, la faccio prima qui e poi a occhio. E ci vediamo dopo. Aspettate ragazzi, voi scrivete nei commenti in quale classe andate. Io dovrò andare in quarta. E quanti libri avete? Come me due di italiano matematica o uno? Ah, e qual è la vostra materia preferita? La mia, matematica, scienze, sì, queste due sono molto belle. Anche un pochino storia mi piace, sì. La geografia è quella che non mi piace, no. E la vostra? Scrivete nei commenti qual è quella che vi piace e quella che non vi piace. A dopo. Ok, bagnetto finito, tu stai facendo i compiti, amore, brava, bravissima. Cosa stai facendo, matematica o italiano? Sì, ho fatto matematica, adesso devo fare italiano. Benissimo. Vado a vedere cosa fa Anastasia. Vi preparo la merenda, ok? Poi la mangiamo nel nuovo tavolino. Avete visto, ragazzi, che bello il nuovo tavolino di Vanessa e Anastasia per fare la loro merenda in pace. Wow, ci sono anche dei cassetti portaoggetti, vero? Sì, bellissime, bravissime, così rimane anche tutto ordinato. Puoi metterli anche lì allora i libri delle vacanze. È vero? Vero? E qua si può mangiare in pace. Bellissimo, adesso vi preparo le crepe, ok? Così facciamo merenda. Cucciola. Cucciola. Come sei vestita bene, ma ti sei cambiata. Hai fame, hai ragione. Adesso la mamma si cambia, che sono appena uscita dalla piscina, e ti preparo le crepe. E poi le andate a mangiare fuori sul vostro tavolino, va bene? Sei contenta? Sì. Cosa stai facendo? E vi sto preparando le crepe, amore. Tu stai facendo i compiti? Sì.
sì. Manca poco? Vieni, vieni a vedere, guarda. Poi ti insegno, La prossima volta le fai tu, va bene? Okay. È anche facile facile perché utilizzo una tazza, un frustino e via. Dai, finisci i compiti che tra pochi minuti facciamo la merendina, che poi arriva gente. E poi questa cosa dove si mette? Nella pentola. Si mette un po' di burro nella pentola antiaderente, si fa scaldare, si e mette... poi si mette la Nutella e poi la chiudi. Vieni, poi ti faccio vedere, ok? Va bene. Allora, Vane, io sto facendo scaldare già la pentola, si prende il burro, almeno io lo faccio così, e poi si mette un po' dell'impasto e si aspetta che si cuoce, ok? Ok, allora amore, quando la crepe si stacca dalla parete, la prendi, la giri così, ok? La rimetti a posto e li metti sopra la nutellina. E li metti sopra la Nutella. Ma abbondante Nutella, vero? Sennò che gusto c'è. E poi metti tanta tanta Nutellona. Poi vabbè, io la prendo con le mani perché sono abituata. La prendo e la chiudo così, vedi? Schiaccio un pochino i lati, come se la volessi proprio chiudere, così si attacca un po' di più. E amore, era pronta la tua crepe! Hai visto? Fammi! Adesso te la do. Io direi, Vanessa e Anastasia, che potete prendere postazione fuori. Vane, ho messo due statè dietro di te. Li prendi, li porti fuori, prendete due tovaglioli che ci sono sul tavolo fuori e andate sul vostro tavolino. Io arrivo subito. Io intanto porto questa. Va bene. Ok, le crepe per le mie bimbe sono pronte, adesso gliele porto, anzi Vanessa l'ha già portata con sé. Grazie mamma. Ecco qua, e questa è di Anastasia. No, è mia. Com'è tua? Sì, secondo me. Ah, allora credevo l'avessi già portata fuori perché volessi quella. Ok, una forchettina a te, una forchettina a te e una a Vanessa. Adesso vuoi che te la taglio io? Sì mamma, non ho un tovagliolo. Non hai il tovagliolo perché non l'hai preso? No, e te lo porto io. Io arrivo. Taglio. Ok, ecco il tovagliolo, Vane. Ani, te la taglio io, amore? No. Ani, te la taglio io? No, no, la stai tagliando da sola? No. Te la taglio io? Allora, solo una cosa, state attente perché tra pochi minuti arriverà uno sciame di api perché sentiranno un profumino. E anche loro sono golose di crepa alla Nutella, come voi. Ok, bambine mie. Buona merenda. Grazie. Tra poco arrivano Giulia e Matilde e poi andiamo fuori a cena insieme, ok? Quindi mi raccomando, cercate di non farvi male, Cerchiamo di passare una giornata tranquilla, d'accordo? Finito bimbe di mangiare? Tu Anni non ne mangi più? Non più va più? Mamma, sei quella che mi ha stressato tutto il pomeriggio per la crepe per poi lasciarla lì, ma io non ti capisco. Tu invece hai pulito anche il piatto, brava. Ok, dai, allora adesso vado a finire di mettere a posto la cucina e preparo l'aperitivo perché stanno arrivando degli ospiti. Mamma mia, che api! Madonna, ma è pieno di api, attente, bimbe! A few moments later. Posso ritirare i piatti? Sì, sì. Bene, avete finito? Dammi questo. Mamma! Mamma! Cosa c'è? Mi fa male qui! Cosa è successo? Cosa c'è? Cosa c'è? Guarda! Oddio, Vani, ma cos'è? Ma ti brucia? Ti fa male? Sì. Ma amore, ma cos'è? Ti ha puntato? Mi lascio quello sotto l'acqua. Ma amore, aspetta, aspetta, aspetta. Questa qua è una puntura d'ape. No, 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 no. Stai qua, stai qua, stai qua. Vado io a prendere l'ammoniaca. Vado io. Arrivo subito, Arrivo subito. Aspetta, guardi. Vane, stai con lei un attimo. Arrivo, Ani! Ecco ragazzi, come immaginavo, anche oggi è successo qualcosa di tragico. È stata punta da un'ape, ma qua ce ne sono tantissime ed era inevitabile che qualcuno non venisse punto. Non c'è un giorno in cui, da quando sono in vacanza, sono tranquilla. Arrivo, amore! Arrivo, amore, arrivo, arrivo. Ma guarda te, arrivo. Vane, tienimi un attimo la telecamera, per favore. Ascolta Anastasia, guarda che questo puzza un po' perché è ammoniaca. Non fare come ha fatto tua sorella Novara quando è stata punta. Ma fa male? No, però ti aiuta tanto, Paura. Com'è? Un po' meglio? Sì. Brucia, amore, lo so. Brucia. Brucia, mamma. Amore. Tengo così. Sì, tienilo forte forte. Sì. Amo, tutto ok? Sì. Tutto ok, Topino? Brucia.
Brucia tanto? Sì. Mamma, sento un po' che mal di testa. Ti fa un po' male la testa? Oddio, speriamo che questa puntura non ti abbia fatto venire la febbre, eh? Vuoi sdraiarti un po' sul divano? Andiamo, dai, vieni. Potrebbe anche essere una pina piccola. Guarda, non lo so. Bisognerebbe riuscire a togliere i pungiglioni quando succedono queste cose. Infatti. Ma non sempre si riesce, eh? Vai, amore. Adesso cosa facciamo? Ah, amore, gioia. Com'è la testa? Ti fa male? Sì. Ti fa male? Puoi vedere? Ma guarda te, come ti scaccio gonfio. Qua fa male? Ti fa male tanto? Sì. Vuoi riposare un po'? Hai voglia di riposare? Sì. Ani, però ascoltami. Ascoltami bene. Ascolta la mamma. Se ti senti molto male mi devi avvisare subito, perché la puntura dell'ape è pericolosissima, c'è il veleno dentro, capito? Hai dei brividi di freddo? No? Non hai brividi di freddo? Ho paura che ti venga la febbre. Ti sta passando un po' il mal. Dai, riposati un po'. Allora chiudiamo qua il video, va bene? Lo chiudiamo. Guarda, vedi che un po' mi sta passando. Sì, ti sta passando, insomma, Madonna, sei gonfissima. Guarda, adesso vado a prenderti anche una pomata al cortisone e la mettiamo, va bene? Sì. Vuoi riposare qua? Allora, ragazzi. Ma ti vedo le labbra viola, Anastasia, ma stai bene? Sì. Sei sicura? Sì. Non gliele vedi le labbra un po' viola? Sì, è vero. Madonna. Allora, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate pollicione in su. Amore. Ciao. E state sempre attenti alle api. Sì. Ciao. E anche oggi è finita in tragedia, Sì, ma andiamo sempre a mangiare, però andiamo lo stesso a mangiare fuori. Se sta bene, sì, poi più tardi vediamo. Sì, mi sento bene. Ah, ti senti meglio? Perché dobbiamo andare fuori a cena e sta arrivando la tua compagna. Sono contenta. Magari quando giochiamo intanto, questo qui lo tolgo, mentre giochiamo mi passa. Adesso tra un pochino ti passa, anche tanto, il bruciore, Magari ti è già anche passato. Un po' nascondino. Va bene, com'è? Fai vedere. Però non è così tanto gonfio. Insomma, io vedo viola. Comunque, vedo viola anche le tue labbra. Non è che sono stata a punto anch'io, non me ne sono accorta. Tu ti stai ammalando? No. Vai, Vane, ammalati. Che tanto, guarda, il mare in 10 giorni l'abbiamo visto 4 volte. Ricominciamo tutto da capo, dai. Vabbè, ragazzi, ciao. Ciao.